conoscere la complessità dei meccanismi di funzionamento della pubblica amministrazione. La tua Fano c'è alle prossime elezioni con il chiaro intento di riprendersi un ruolo da protagonista nella politica della città. Per fare questo i suoi componenti fanno leva a tutto l'orgoglio e alla volontà dei cittadini a rivestire il giusto ruolo di terza città delle Marche e ad invertire la rotta imposta dall'amministrazione Seri che la sta portando a diventare sempre di più un anonimo sobborgo di Pesaro. Anche se i 25 candidati saranno presentati tra una settimana, questo pomeriggio all'ufficio ufficializzazione della lista alla corsa elettorale si sono presentati già alcuni cavalli di razza assieme a debuttanti assoluti. Primo fra tutti spicca il nome e la presenza di colui che assieme alle segretarie Francesca Cecchini sarà il capolista, ovvero Davide Rossi. La tua Fano sostiene la coalizione della centrodestra e è arrivata proprio a individuare come candidato sindaco Lucia Tarsi. Il motivo principale che la tua Fano si ripresenta di nuovo alla tornata amministrativa 2019 è il fatto che Fano deve tornare ad essere terza città delle Marche. Fano in questi 5 anni non è più la terza città delle Marche, è diventato un quartiere di Pesaro e quindi l'entusiasmo che abbiamo è proprio di questo, di rendere Fano di nuovo ad essere la città terza delle Marche. Vedere Stefano Guzzi e Davide Rossi seduti allo stesso tavolo, per chi ha vissuto tutto il pregresso del loro contrastato rapporto politico, partito prima come anime fondatrici della lista e poi sfociato nelle aule di tribunale, fa un certo effetto, ma per loro la voglia di far risorgere Fano dalle sabbie mobili nelle quali il PD l'ha cacciata è più importante, tanto da fumare assieme il calumet della pace.